Ma sicuramente non è stata una cosa da subito, no, certamente no. Io essendo di fianco a lui nell'azienda e quindi avendo rapporto come lui, come con lui anche con i clienti che spesso lui curava, con pubbliche relazioni, una cena, un pranzo, lui che non era cacciatore amava anche portare gli amici a caccia. I clienti a caccia, ecco, insomma, in queste riunioni c'era qualcuno che gli chiedeva: ma cosa c'hai lì sul braccio? E allora lui le raccontava e raccontava, ma raccontava sempre poco. Diciamo, io che lo sentivo sempre, cioè lo stesso disco che girava, perché non usciva poi da quelle 5 o 6 cose che raccontava, però raccontava che, sapendo bene il tedesco, lui si era salvato per la lingua, essendo un uomo vigoroso, perché lui era un grande nuotatore, nuotava in Arno, perché c'era il circolo della Ravinantes, lui nuotava in Arno, era un nuotatore fisico robustissimo, quindi pur avendo perso 35 o 40 kg, è un uomo che si è salvato grazie alla sua fibra, diciamo, di persona giovane. Giovane e sana, ecco, in casa direi che non parlava quasi mai di queste cose. C'era sempre un riferimento alla famiglia, ma diciamo che è un argomento che evitava sicuramente, anche perché, insomma, poi la mamma ne subiva la conseguenza. Diciamo, certe cose si trasmettono anche senza usare le parole, ecco, perché poi magari mio fratello Daniel su questo punto è particolarmente, voglio dire, sensibile, ma anche preparato, perché lui ha subito più di me. E io a un certo punto, quando mi sono sposato nel 62, e poi ho lasciato lui nel 62 c'aveva 14 anni. Direi che i racconti non sono cambiati, recitava un po' lo stesso disco, dicendo le stesse cose a persone anche diverse, facendo vedere il braccio, dicendo del mangiare, queste scene della box, eccetera, però altre cose le ha sempre taciute. Un particolare che è venuto fuori negli ultimi 15 anni, quindi dopo che lui era morto da un pezzo, lui faceva parte della lista di Schindler e noi non l'avevamo mai saputo. Lui ogni tanto nel parlare raccontava, c'è stato nel campo di Plaszków, che poi è la prima sede di Schindler, sempre lì a Cracovia. Ma lui non ci ha raccontato mai questa cosa. Che fosse, poi ce lo siamo documentati anche da Yad Vashem e anche dal centro Wiesenthal che c'è a Los Angeles. Ci ha confermato che Schulin Vogelmann faceva parte della lista di Schindler. Ma quando è venuto il film di Spielberg, e l'abbiamo visto due o tre volte, ecco, una delle ultime, forse l'ultima volta che l'ho visto, la penultima volta, nei titoli di coda che appaiono, che scorrono, insomma, velocemente come sempre i titoli di coda, per un caso, tac, ho fotografato. E poi l'ho detto a Daniel, dove Schulim, questo suono che in tedesco si scrive SCH, Schulim, lì è scritto S con l'accento slavo, quell'accento che si pronuncia poi Schulim. Schulim, e detto, ma questo è Schulin Vogelmann, non può essere che lui. E infatti si è fatto la ricerca, noi non l'avevamo mai saputo in famiglia. Quindi questo proprio dimostra anche che certe cose proprio non le poteva più dire, non le voleva. Non li Beh, voleva insomma, la mente ha delle azioni automatiche di rigetto che sono fuori controllo, insomma, fuori controllo della coscienza, credo, ecco, perché fanno parte della natura umana, insomma.